capisci, bambina? No, no, noi credevamo che Gregor avesse che fosse vittima, no! È stata una semplice metamorfosi. E finché dura lui sa che è meglio non uscire dalla sua stanza. Ha ragione tuo padre. E credo che Gregor l'abbia capito bene, perché papà gliel'ha fatto capire bene. Solo non ti devi lasciare spaventare, come è successo a me. È stata una fortuna che tu fossi andata a chiamare il medico e non fossi in casa quando lui è uscito e ci ha assaliti. Assaliti? Ma senza volerlo, bambina. Vedrai, adesso di qui non passa più. Metto questo e gli passerà la voglia. Che cos'è questa polvere? Questo? Niente, niente. A noi non fa niente, ma vedi, agli insetti non piace. Ma lui non è... Oh, tu non l'hai neanche visto. So com'è. Ma come fai a saperlo? Non è un insetto. Cosa stai dicendo? È malato. Figurati! Il mio greco malato si è trasformato, è diventato così. E finché è in quello stato, lui sa che da noi non ci deve venire. Bisogna avere pazienza. Vedrai, vedrai che questo lo aiuterà a ritornare normale. Perciò la polvere. La polvere.